Non si tratta soltanto di una festa religiosa, ma anche molto folcloristica. Tante le persone che hanno accolto ieri la Madonna delle Galline per strada, tantissima la gioia, tante le coreografie. C'era per noi per le strade il collega Giuliano Grimaldi. Vediamo. Prima si è niente di valore, guarda. Sì, adesso invece ne metto uno solo praticamente. No, dove? Sì, ma adesso non più su, ce ne sanno due adesso. No, una, perché uno. Una è morta. Ecco. Perché se uno proprio che ha cresciuto, c'è da ogni anno. Ma quando è fuori la pasta, pigliano, è solo da pigliare. Capito. La festa della Madonna delle Galline è anche questo, tanta tradizione e tanto folklore mescolati sapientemente con i significati religiosi. Sebbene le condizioni meteo da subito si siano rivelate difficili, la Madonna ieri è uscita dal suo santuario per stare in mezzo alla sua gente, in mezzo a quei fedeli disposti a tutto pur di essere lì, di applaudirla, pregarla e soprattutto festeggiarla. Poco dopo le 9 la statua seicentesca della Vergine è stata accolta da un bagno di folla nella stradina di via Campitelli, dove è stato allestito, come mai di consueto da anni, il tosello in onore di Virginia Aiello. Poi è arrivata a Viale Trieste, e lì il tripudio. Palloncini colorati, petardi, applausi, coreografie di ogni tipo hanno emozionato tutti. Lo spettacolo, tutto profano, ma anche un po' religioso, si è ripetuto anche allo storico quartiere di Francotiano, con l'apertura del tosello per eccellenza, e si è ripetuto anche nel rione Palazzine, dove la stessa pioggia non ha fermato la gioia dei paganesi di vedere la propria Madonna fare tappa nelle loro case. La processione di ieri è stata scandita in più tempi anche dal temporale. Intorno alle 16, infatti, il corteo si è fermato all'altezza della variante per impedire che la statua e il suo vestito potessero bagnarsi. Ancora qualche passo e poi tutti sono rientrati in chiesa definitivamente. In piazza Sant'Afonso i fedeli hanno atteso il tradizionale scambio di doni, fino a quando il parroco della chiesa Ligurina, dall'altare, ha dato l'annuncio. Lo scambio si farà giovedì sera, 1º maggio. E sebbene la processione si sia interrotta, la festa ha continuato. Nei toselli, tamburri e nacchere hanno risuonato fino a notte fonda.